Ragazzi, oggi nuovo video Avon, la mise serale, quindi ho luce gialla fantastica e il pigiama, me ne può fregare uno dei capelli osceni. Comunque, come vi chiesi sul gruppo di Facebook, che volate prima un video di un altro, quindi vi ho chiesto se volate prima il video sui profumi oppure il video di mascara, mi avete detto che siete curiosi di sapere i miei profumi Avon. Allora, noi, guarda, ne ho 6. Allora, cominciamo con quelli un po' più vecchi e che non ci sono più da catalogo. Allora, il primo è questo, Titan Holiday. Questo qua. Allora, questo ha odore di cocco. Quindi io subito un cocco, è mio. Però non lo so, faccio fatica a usarlo. Perché è un cocco con una spezia dentro che dopo un po' mi friccica il naso. Non so se è cannella, non lo so, è una vecchia versione e comunque estiva. Non lo ricomprerei, questo è per me un nì. Poi ho invece questo che l'ho bevuto praticamente, il più ho due, anche questo non c'è più. Questo è leggero, fresco, veramente buono, delicato ma elegante, ha un non so che di Pure Blanca. Il Pure Blanca c'è ancora, io non l'ho mai comprato ma uso il deodorante spray che mi piace tantissimo, quindi prima o poi sicuramente finito questo credo che proverò il Pure Blanca visto che questo non c'è più. Poi invece di questo sono in dubbio se c'è o non c'è. Comunque, il Pretty Trendy, questo qui col tappo giallo, quelli che hanno sostituito i Shanties, quelli bifasici, che a me piacciono tantissimo, però anche questi non sono male. Questo è vaniglioso, quindi questo è mio, questo sì, ha vaniglia, ambra, oddio, non so che altro, pure questo me lo bevo perché mi fa impazzire, però sono arrivata qua, ce l'ho da molto poco, però mi sa molto di inverno, quindi per ora non so, non mi attira a spruzzarmelo. Invece uno che Avon Instinct, questo c'è, questo non l'ho mai usato, l'ho vinto, cioè partecipando a una gara di zona. Questo è molto donna, non so, mi ricorda sempre i profumi che usava mia madre quando io ero piccola. È un profumo, come posso dirti, Chanel numero 5, come Opium. È molto ambrato, molto orientale, intenso. Pure questo per ora non mi viene da usarlo perché mi sembra invernale. Poi il penultimo che mi piace tantissimo è il Secret Fantasy Star. Questo ha delle note dolci, vanigliose, ma anche la mora mi sembra che c'era. Questo, anche questo, il bagno, durano pochissimo. Sì, più sì, mora, frutti di bosco, insieme alla vaniglia, questo è qualcosa di spettacolare. Poi guardate com'è carino il packaging! Con questa, con il tappo che in realtà è una catenella, cioè è troppo carino, mi piace un casino. E sono tutti da 50 ml, anche se può sembrare di meno. Questo è Eau de Toilette. Ah, non ci ho mai fatto caso. Invece l'Avon Instinct è Eau de Parfum. Questo qui è Eau de Toilette, quindi un po' meno intensi. Eau de Toilette è anche questo. E Eau de Toilette è anche il Pure Zero, quindi quello è l'unico Eau de Parfum. E poi passa all'ultimo, per me è una scoperta mega galattica, non so perché sta lì da una vita, non mi è mai venuto in mente di comprarlo perché di solito non ha una profumazione che mettere e non gli davo due spicci, non lo so perché non mi attirava proprio, però ho preso il set per prendere la borsa in anteprima e c'era questo profumo che è un Eau de Toilette, sempre 50 ml, è Soft Musk, che questo vedete non c'è scritto da nessuna parte che sia Soft Musk, ma fidatevi ragazzi, io lo adoro, io ne sono totalmente innamorata,
cioè mi ci faccio il bagno, ce l'ho da pochissimo e già l'ho usato tantissimo, calcolando a me i profumi di solito durano un'eternità, io questi me li mangio, e calcolando che a me il profumo persiste. Oddio, questo è un odore da bimba, l'odore del muschio bianco, l'odore del talco, qualcosa appunto adesso di fresco, di pulito, di dolce, però di non stucchevole, di proprio l'odore del pulito, mi fa impazzire, ne sono follemente innamorata, non pensavo veramente. E niente ragazze, questi erano i miei profumini. E basta, ditemi voi che profumi avevano usate, scrivetemelo qua sotto oppure me lo dite sul gruppo di Facebook. E niente ragazze, ci vediamo al prossimo video, spero che come al solito il video sia stato utile sia a voi clienti che a voi presentatrici. Ci vediamo alla prossima, un bacio, ciao.